Giorno di chiusura del G7 sviluppo a Pescara, la città per 3 giorni ha ospitato i ministri dei paesi industrializzati, si è parlato di tantissimi temi, per noi li ha seguiti sempre in diretta questi incontri il nostro Luca Pompei, che al momento sta seguendo invece il corteo contro il G7 sviluppo, o meglio per la pace e il disarmo. E allora andiamo in diretta proprio a Pescara con Luca Pompei. Luca, buonasera. Buonasera Marina, noi siamo nel cuore, nella pancia del corteo No G7 che è partito poco dopo le 18 dalla Madonnina, ne raggiungerà dopo un lungo percorso Piazza Salotto. Siamo con Carmine Ranieri da CGL, ma direi di andare in ordine cronologico in qualche modo, perché come dicevi tu giustamente questa mattina si sono conclusi i lavori del G7 di Pescara con gli incontri bilaterali per quel che riguarda la vaccinazione delle popolazioni africane. Presente il presidente del Gavi Barroso, presenti ovviamente i rappresentanti della G7, organizzazioni internazionali, ma anche aziende del settore farmaceutico. Tutti hanno mostrato disponibilità e collaborazione ad attivare un canale per un piano vaccinale per i bambini africani, addirittura con la produzione in loco dei vaccini, in particolare in Kenya e Sudafrica. E poi al termine di questa mattinata di lavori il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani ha tenuto una conferenza di bilancio esordendo con un grande ringraziamento per la città di Pescara. E allora andiamo a ascoltare un suo breve contributo e poi con Carmine parliamo invece dei contenuti di questa manifestazione. Bene. Grazie per essere a questa conferenza stampa, che voglio iniziare ringraziando in modo particolare il sindaco di Pescara, l'intera città di Pescara, per la collaborazione straordinaria che ha dato per la realizzazione di questa 3 giorni del G7 sviluppo. Voglio ringraziare anche tutte le forze dell'ordine, tutti coloro che hanno partecipato, anche i rappresentanti del mio ministero e anche tutti i funzionari di Palazzo Chigi che ci sono stati, anche la polizia locale. Veramente credo che siano state 3 giornate molto positive, oltre all'Aeronautica Militare che ho ringraziato ieri sera per il concerto. 3 giornate che hanno fatto accendere i riflettori sul ruolo dell'Italia come presidenza del G7. In questa 3 giorni è stata caratterizzata in modo particolare da un evento che, data la situazione, è straordinaria. Avere qui a Pescara israeliani, palestinesi e libanesi a parlare di come poter aiutare le popolazioni civili di Gaza e del Libano significa che l'Italia è in grado di svolgere un ruolo importante ed è protagonista di iniziative politiche per cercare di alleviare le sofferenze della popolazione civile, ma anche per costruire la pace attraverso il cessate il fuoco sia in Libano sia a Gaza. Bene, allora riprendiamo il collegamento con Luca Pompei che si trova proprio nel corteo No G7 che è in corso di svolgimento a Pescara, mi sembra di vedere che sono nella zona di Corso Vittorio Emanuele più o meno, giusto Luca? E puoi sentire il tuo ospite. Sì, grazie Marina. Allora, un G7 ipocrita che da un lato assicura aiuti umanitari e dall'altro vende armi a Israele, è soltanto uno dei tanti slogan che stiamo ascoltando qui in questo corteo che si sta svolgendo, lo dobbiamo sottolineare, al di là di qualche timore mattutino, nella tranquillità più assoluta. Siamo con Carmine Ranieri, segretario generale CGL Abruzzo e Molise. Questo G7 in sostanza non ha dato nessun contributo alle vere problematiche di questo pianeta. Certamente, tra l'altro il ministro Tajani era andato in Senato a dire che in questo G7 avrebbe proposto una conferenza umanitaria e noi abbiamo sempre, questo non è successo,
perché ho di fatto è stata soltanto una vetrina politica con piccole azioni. I G7 potevano fare molto di più e noi abbiamo sempre detto che la prima cosa da fare per evitare queste crisi umanitarie è quella di ricercare la pace. In Palestina si sta consumando un genocidio del governo israeliano contro il popolo palestinese, 42.000 civili uccisi, massacrati, donne e bambini, e le persone che scappano dalle guerre. Innanzitutto dai G7 vorremmo, da questo G7 avremmo voluto che si spendessero le parole forti sulla pace e che si dicesse in maniera più forte ad Israele che la devono smettere. Invece noi sappiamo bene, ad esempio, l'Italia, qual è stato il voto dell'Italia in seno all'ONU quando si parla di pace, quando si parla di riconoscere lo Stato di Palestina. Ecco, noi non abbiamola al naso, tanti cittadini, da studenti, lavoratori, pensionati, pensionate, oggi vogliono dire noi vogliamo un altro mondo, basta rincorrere, inseguire il disegno per il quale per fare la pace bisogna armarsi e bisogna finanziare la guerra. Noi invece pensiamo meno, ricercare la pace, meno armi e più soldi per la sanità, per il benessere, per la felicità, per aiutare le popolazioni in difficoltà, per aiutare i paesi dell'Africa, della Palestina e tutti i popoli oppressi e in difficoltà. Grazie a Carmine Ranieri della CGIL. Marina, ovviamente qui il corteo proseguirà, arriverà fino a Viale Muzzi, poi riprenderà il lungomare per poi tornare su Piazza Salotto, dove sono registrati alcuni interventi. Noi continueremo a seguire il corteo, tra l'altro annuncio tra poco anche una diretta social su il profilo Facebook di Rete 8. Da qui, dal corteo No G7, tutto. Marina, se non hai domande ti restituisco la linea. Solo una, se c'è una stima, sì, del dimmi. Numero dei partecipanti, si parla nelle agenzie, nell'ANSA, di alcune centinaia, ti risulta più o meno, ti torna? Beh, alcune centinaia mi sembra una stima un po' riduttiva, Carmine. Secondo i vostri dati, quanti sono? Noi avevamo noi comunicato alla questura 400-500 persone, in realtà sono migliaia di persone e chiunque lo può vedere, è un corteo lunghissimo, tra l'altro qui siamo in corso Vittorio Emanuele, che è un corso larghissimo e come potete vedere è un corteo grande, in realtà c'è stata una partecipazione molto più ampia anche rispetto a quelle che erano le nostre aspettative. Ne siamo felici e quindi vogliamo rilanciare l'idea, il concetto che bisogna cercare la pace. Chiediamo ai nostri governanti di agire. Oggi è stato piantato un albero di oliva davanti il giardino del comune. Ecco, più che opere simboliche, vogliamo azioni concrete, perché stiamo parlando appunto dei 7 paesi occidentali che contano nello scacchiere internazionale. E per cercare la pace vorremmo anche dire c'è bisogno di un maggiore multilateralismo. La pace si fa dentro l'ONU, dentro gli organismi internazionali, dove si prova veramente a costruire la pace. Grazie, grazie. Perfetto, ancora a Carmine, grazie. Ranieri, Marina, grazie, ti restituisco la linea.